Sono stati bravi a colmare una lacuna che finora, numeri alla mano, avevano evidenziato, perché il miglior attacco del girone contro una difesa che comunque finora aveva concesso un pochettino troppo. Sono stati molto bravi a sventare i tantissimi cross che siamo riusciti a mettere dentro. Siamo stati in questo poco pericolosi, poco bravi nelle conclusioni dal limite dell'area di rigore. Ci sono due dati che sono emblematici: 21 cross fatti da parte nostra contro i 5 da parte loro e 9 tiri dal limite dell'area di rigore contro i 5 degli avversari. Quindi sono dati alla mano che poi dopo vanno a testimoniare quanto siano stati più bravi a capitalizzare le pochissime occasioni da gol che hanno avuto. Ma se la settimana scorsa ero molto arrabbiato perché in pratica dovevamo fare solo esclusivamente un esame di coscienza perché avevamo fatto una prestazione pessima, io l'ho definita la peggiore della stagione, oggi sono orgoglioso di quello che hanno fatto i ragazzi, perché non hanno perso lucidità, hanno continuato a provare a giocare. Questa è la strada che dobbiamo percorrere, che dobbiamo avere la capacità da domani di ricontinuare, lasciandosi alle spalle solo ed esclusivamente un risultato negativo, non certo la prestazione, perché questa voglia e questa determinazione ci riporteranno presto a tornare a vincere. Peccato per il gol subito, no, mister? Forse ecco, dentro la partita quell'ingenuità contro una squadra così, contro Brighenti e Stanco, non si può concedere, no? Forse sta qui il rammarico più grande di stasera. Allora, di occasioni pulite è stata quella, è una situazione molto molto simile dove su un cross quasi uguale Stanco di piede ha alzato la palla. Poi altre situazioni non ce ne sono state mai. Contro il miglior girone, il miglior attacco del girone, contro Brighenti che nell'ultima stagione è sempre stato il capocannoniere e Stanco che nell'ultima stagione è sempre stato titolare in Serie B. È chiaro che non gli devi concedere neanche questo, purtroppo l'abbiamo visto anche nella gara di andata. Ciò non toglie che al miglior attacco del girone concedere solo ed esclusivamente due occasioni non è stato neanche male da parte di tutta la squadra. C'è il rammarico poi dopo di non essere stati bravi invece a capitalizzare quello che eravamo riusciti a creare, perché siamo arrivati tante le volte a fondo campo, siamo riusciti ad arrivare in maniera importante, in maniera positiva, non solo ed esclusivamente con queste palle buttate lunghe o le seconde palle o situazioni sporche. Ci siamo arrivati, abbiamo avuto anche la forza di provare a iniziare a giocare da dietro, l'abbiamo fatto anche quando eravamo sotto e oggi l'unica nota negativa è stato il risultato. Da oggi, secondo me, oggi sono consapevole che la squadra è più forte della scorsa gara, quando avevamo bucato la prestazione. Oggi non abbiamo bucato niente, abbiamo bucato solamente il risultato, però l'atteggiamento e la voglia di fare sono stati pienamente positivi e da domani si riparte a testa bassa, con la consapevolezza che facendo queste prestazioni, con questa cattiveria, mettendoci anche un pochettino più di orgoglio nell'andare ad affrontare dei duelli individuali uno contro uno, presto si torna alla vittoria. Prima ha detto non sono arrabbiato stasera, però forse non ama parlarne di questo argomento, però glielo chiedo lo stesso, mister, però forse con l'arbitro un po' sì stasera. No, non solo con l'arbitro, con la terna, perché sono stati indisponenti, hanno innervosito. Io non ho subito un'espulsione in 9 anni, 10 anni che alleno, una. Stasera mi hanno fatto innervosire molto, perché quando non accettano il confronto, quando sono indisponenti, quando a priori permettono in una partita del genere, tirata, leale, maschia, fra due squadre forti, permettono a una squadra di poter gestire al meglio tutte le situazioni a loro favorevoli una volta andati in vantaggio, questo mi dà noia, questa è una mancanza di rispetto nei confronti di chi lavora, una mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi, e non va bene. Io spero che chi giudica gli arbitri oggi ne tenga conto, perché non va bene, poi ci va di mezzo anche una squadra, i nostri avversari, che non ha bisogno neanche di questo. I ragazzi hanno fatto
parlo dei giocatori della Cremonese, hanno fatto il loro dovere, hanno fatto il loro compito, era normale che rallentassero, ma se l'arbitro tutte le volte glielo permette, se avesse ammonito la vaglia dopo 15 minuti non avrebbe perso più tempo. Quindi di che si parla? Di niente.